È arrivato il momento tanto atteso. Prime impressioni. Ora, ci sono persone che hanno fatto i video di prime impressioni dopo 20 ore di gioco. Sì. Perché Starfield è uno di quei giochi che dopo 20 ore stai ancora dando le tue prime impressioni. Però l'impianto di gioco, di quello se ne può parlare, perché l'impianto di gioco, ve lo dico proprio all'inizio, per me è molto simile a un Fallout di nuova generazione. Poi ve lo spiego più avanti il concetto, però chi ha giocato un Fallout e prenderà in mano Starfield si sentirà a casa, un po' a casa. Le cose che ci hanno colpito di più. Allora, innanzitutto graficamente, e questa è una cosa che ultimamente io ritrovo piuttosto spesso, noi eravamo rimasti un po' interdetti nel vedere le immagini che sono circolate online, sì, dei primi gameplay, anche dei leak se vogliamo, e il pensiero era, boh, è bruttino. Da vedere è bruttino, soprattutto perché ultimamente abbiamo un metro di paragone che è altissimo, in questo momento molto molto difficile da arrivare, perché è Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 ha delle animazioni, ha una bellezza della grafica che è fuori dalla norma, a detta di tutti. Solo che il punto è il seguente. Starfield giocato sulla tua console o sul tuo PC, sul tuo schermo, quindi con il rendering in tempo reale, senza alcun tipo di compressione youtubesca, twitchesca, rende molto molto meglio. Cioè, tanto per dire, il primo viso che abbiamo visto da vicino era sicuramente inferiore ai visi di Baldur's Gate, ma aveva un'ottima luce negli occhi. Risultava molto più vivo di quel che ci saremmo aspettati un paio di settimane fa. L'impatto complessivo non è affatto male perché c'è una buona illuminazione. C'è un'ottima illuminazione dinamica, un ottimo uso di alcune texture, perché comunque sia il mondo è vario, è molto grande. Non ancora, diciamo, arriviamo nei pianeti, quelli un po' più distanti, un po' più vuoti anche, costruiti proceduralmente, però si vede un distacco di texture a volte tra le armature che sono bellissime, con delle texture fantastiche, e poi se ti avvicini magari a degli strumenti all'interno dei vari avamposti che troverete, magari sono un po', ridanno un po' meno veri. Tendenzialmente il gioco non è brutto graficamente, soltanto che non lo associeresti mai ad un gioco che esce nel bel mezzo di una generazione che fino a qualche anno fa chiamavamo Next. È strano il fatto che vada a 30 fotogrammi al secondo sulla nostra Xbox Series X, così come è strano secondo noi il fatto che per molti versi non presenti delle novità, anzi su certi aspetti sembra un po' un passo indietro. Sì, adesso anche questo va spiegato, perché sì, è un compendio di cose che conosciamo. Per adesso non abbiamo visto nulla di troppo diverso. Forse c'è la creazione della parte della navicella, che a me ha fatto venire un gran mal di testa, perché secondo me va settata meglio la telecamera. La gestione della camera, soprattutto del fulcro di rotazione della camera, è completamente anarchico. Cioè non si capisce un cazzo. Ora, io mi occupo anche di modellazione 3D, vi assicuro che è molto più complicato gestire la camera in un gioco e non in un programma professionale. Quindi quella cosa secondo me è anche facile da pacciare, ragazzi, quindi non è detto che non la sistemino, però segnaliamo questa cosa. Non ci siamo goduti l'esplorazione dei componenti della nostra nave come volevamo, così come non ci siamo goduti lo shooting. Perché? Perché è brutto il gunplay? In realtà no, è semplicemente fa il suo, non è incredibile, non è Titanfall, non è chissà cosa. Però vabbè, si fa giocare. Il problema è che io non sono mai riuscito a sparare continuamente ad un nemico senza che qualcosa si frapponesse fra me e il mio bersaglio. E questa è la cosa che mi ha fatto bestemmiare la Madonna più di una volta. I compagni, lo sapete, io sono contro i compagni nei videogiochi. Se posso farli stare seduti, vado da solo, ok? Ma in questo gioco, me la sento di dirlo, non ho paura di averci giocato poche ore prima di dirlo, perché non credo che a 15 ore l'AI di colpo si sveglia. I compagni in questo gioco sono i più stupidi che abbia mai visto in un FPS. E questo lo diciamo dopo le prime ore di gioco, perché all'inizio tu hai questo robottone che si chiama Vasco. È un robottone abbastanza ingombrante, e quindi uno, quando lo porti nelle zone strette, fa delle cose assurde, tipo alza una gamba, fa la blocker.
ma poi all'interno sempre di queste strutture lui ti viene letteralmente addosso, spesso proprio centrale a te. Io non abbiamo capito perché, ma ti viene addosso. Cioè, se tu vuoi avere visuale libera devi continuamente spostarti perché lui ti si mette sopra. E tu dici, no vabbè, quindi tu serve, esagerate, come no, al solito. Guardate il gameplay. Cioè, c'è un'ora e mezza di gameplay iniziale, comincia tutto quando in tranquillità, poi appena arriva la parte di gameplay non si capisce più niente, perché comunque abbiamo visto delle parti che secondo me non dovevamo vedere nella prima parte di gioco. Sì, abbiamo esplorato un avamposto che sicuramente non era alla nostra portata, ce l'abbiamo fatta comunque, e gran parte delle morti, però devo ammetterlo, derivano dal posizionamento di Vasco nella mappa tra me e nemico. Cioè, molti dei miei colpi si sono andati a infrangere sulla corazza di Vasco, purtroppo causando pochissimi danni, perché se si potesse uccidere l'avremmo già ucciso da tempo. Ora, però, schifo di gestione del companion, una merda. Nella prima fase. Nella seconda fase almeno gli puoi dire statti fermo là dove stai, puoi cambiare companion, ce ne saranno altri, ci sarà la creazione degli avamposti. È un delirio di roba. Non abbiamo capito come funziona il companion, perché noi ne abbiamo cambiato uno. Siamo usciti da questa stanza dove abbiamo assoldato, tra virgolette, questo nuovo compagno. Il compagno non c'era. Si è palesato solo dopo un salto di 500 metri giù in una cascata. A quel punto è apparso. Ora, a me viene da pensare che dentro la città il companion non ti segua. No, no, ti segue. Quello che è successo a noi è successo solo a noi, molto probabilmente. Però, a livello di polishing dei bug, anzi prima voglio dire, prima dei bug, perché è la cosa più, cioè quella che è stata più sbandierata, volevo prendermi un attimo per parlare dei caricamenti. Ora, i caricamenti sono anche interni alle zone. I caricamenti ci sono quando la navicella stellare deve partire, deve andare fuori dalla galassia, deve andare fuori dal pianeta. Ci sono questi caricamenti di volta in volta e potrebbero essere un po' pesanti per chi, come me, nel PC c'ha un hard disk magnetico su cui mette i giochi. Io lo so che non dovrei più, però è sempre consigliato l'SSD o l'hard disk. Non è imprescindibile. Solido. Occhio a queste cose, perché i rallentamenti ci sono durante l'incedere poi proprio del gameplay. Con tutto che rompono il cazzo anche su Xbox. Una cosa che ci ha richiamato immediatamente alla mente No Man's Sky è il menu iniziale con una splendida musica di tipica fantascienza pop. Un'altra cosa che ci ha richiamato molto alla memoria No Man's Sky è il fatto che si possa, no, prendere il volo con la nave e atterrare sui pianeti. Il problema è che questa fase è molto molto meno poetica, perché su No Man's Sky c'era questo splendido passaggio dallo spazio infinito all'atmosfera, si poteva penetrare l'atmosfera dei pianeti qualora l'avessero e si poteva atterrare in un unico piano sequenza. Qui è burocratico. Esci? Esco di... Allora, alzati, ti ritrovi nel... È nato caricamento! È anche molto complicato, perché la mappa, perlomeno da quello che abbiamo iniziato a vedere noi, io non so se poi ti verrà dato qualche accessorio nuovo, la mappa è un po' bruttarella. Ok, fino adesso, ripeto, non so se cambierà più avanti, però ve la facciamo vedere quello che abbiamo visto noi. Punti di interesse disseminati sul lenzuolo blu scuro. Nell'interno delle varie strutture che troverete non abbiamo trovato la mappa, ma nemmeno nella città. Non c'è una mappa locale per il momento, però a noi sembra strano che ci si dia la possibilità di visitare dei luoghi in maniera del tutto arbitraria, come quella stazione che abbiamo visitato noi, piena di nemici di livello molto più alto del nostro, e che non ci sia un minimo di mappa. Non c'era nulla, ragazzi, noi ci siamo persi innumerevoli volte, anche perché dal mio punto di vista il level design non è dei più sensati. Cioè, se esiste una stazione spaziale con quella struttura lì, vuol dire che nel futuro la gente di architettura non sa un cazzo, perché non può esistere un posto così complesso, inutilmente complesso. Corridoi che portano nel nulla, a che servono? Non si sa. Delle strutture in cui tu puoi inciampare e cadi di tre piani. Cioè, ma chi è che vive in quei posti de merda? È una struttura un po' fatiscente, ok, però il punto è che è stata molto complicata da attraversare ed è stata una roba che abbiamo sofferto un po', anche se eravamo nel flow, dai, proviamo il gioco, figo, ci mettiamo e andiamo avanti. Ora, il gioco di per sé ha bug...
Ma certo che sì. Allora, diciamo che se ci gioca Nicola Ciabaglio, se si gioca lui, non ce n'ha. Oddio, aspetta, ce n'ha meno. Quando ho giocato io, ho visto il robot senza una gamba che volava nei corridoi, sì, senza vabbè, appoggiarsi quelle, a terra. Quello è il meno, no, non è game breaking. Nel momento in cui il sempre questo robot, che a un certo punto tu ti giravi, non c'avevi nessuno dietro, ti rigiravi, ce l'avevi davanti, nel mentre ti stavano sparando, sei finito, perché i colpi arrivano magari a te e tu non riesci a sparare perché il robottone assorbe. Ma anche perché è fottutamente fisico. Tutta questa struttura di corridoi e pozzi verticali che vi abbiamo descritto è angusta. Immaginate adesso, tipo Pac-Man, che tu ti devi muovere in questo posto e a un certo punto arriva un blocco, una colonna, che è il robot, si mette dietro così, e tu non puoi ritirarti, ti stanno sparando, non puoi scappare, che c'è lui, o non puoi contrattaccare perché lui si mette davanti così, a volte si mette a fissare i muri senza fare nulla, ma comunque ti blocca il corridoio. Ragazzi, togliete i companion dai giochi, porco due, toglieteli. Io non credo che incorporei, io non credo che debbano essere tolti, devono essere sicuramente migliorati. È il gioco più pulito? Io ho visto tante cose che funzionano rispetto a quelle che dopo anni, decenni, non funzionano ancora su Fallout. Quindi sì, troverete sicuramente un gioco molto pulito, ben fatto su diverse tipologie di cose, però è davvero troppo grande per renderlo perfetto in ogni punto. È impossibile, ma questo sarebbe stato impossibile per tutti, probabilmente per l'Arian però no. Baldur's Gate dell'Arian invece ha avuto, non ci ha avuto forse meno di 25 anni nel gioco, perché sì, da quello che abbiamo sentito lo pensano da 25 anni questo Starfield. Sono riusciti a fare tanto, è molto molto grande, è molto godibile, non stiamo dicendo è merda fumante, no, molto godibile. Ripeto, se siete amanti di Fallout vi troverete a casa parzialmente. È sicuramente la nuova generazione di giochi Bethesda. Molto simile alla vecchia generazione, ma con una consapevolezza sicuramente accresciuta. Però non possiamo non parlare di Larian e di Baldur's Gate, perché in questo gioco, purtroppo o per fortuna, dipende, c'è molto da chiacchierare, ci sono un sacco di dialoghi. Ci è piaciuta abbastanza quella che è la tipologia di dialogo in conflitto con il nostro interlocutore, per cercare di bucargli le difese, per cercare di magari convincerlo. Non è un minigioco quasi grafico come su Oblivion, è una serie di tentativi di risposta che noi possiamo fare, non infinita, ovviamente abbiamo un limite di round di discussione che possiamo mettere in campo. In base alle nostre scelte potremmo, come no, in base anche alla rischiosità di quelle che sono le nostre risposte, cercare di bucare l'avversario e convincerlo. Noi non ci siamo riusciti, anche perché dal mio punto di vista, come sempre avviene in questi giochi, ma non avviene in Baldur's Gate, le scelte sono rese molto male rispetto a quello che poi è la frase che veramente tu dici. Sì, questo lo dobbiamo... Ragazzi, tell me why è il peggiore. No, tell me why è il peggiore. Cioè, te dici, va bene, d'accordo, per favore no. Tu metti per favore no e lui dice, eh beh, sti cazzi, vaffanculo, ti odio. Cioè, proprio è una cosa di un fuorviante fuori scala. La gente non so come fa a difendere quel gioco. Però anche qui, già il fatto che poi tu riceva risposte molto strane rispetto a quello che hai detto, non ci sembra resa bene. Non sappiamo se è l'adattamento in italiano, onestamente. No, il punto è che sembra che comunque tu debba andare in una direzione. Cioè la molteplicità di direzione che ti dà, avete capito? Sempre chi? Quello. È sempre quello, perché poi uno ci si rompe pure a ripetere le stesse cose. Qui non ti viene proprio in mente che ci sia un'altra possibilità. Ci è venuta l'idea che potessi scegliere come compagno iniziale il capitano invece che il robot, ma hanno detto che non si può fare. Adesso non so se c'è un giro per un modo, però capite che devi fare linee di dialogo per sceglierti il compagno per fare una cosa, perché tu hai toccato un pezzo di roba non ti viene detto niente. Tu tocchi questo pezzo di roba, c'hai le visioni, mo fai parte, devi venire con me perché fai parte della costellazione, che è questo manipolo di uomini e esploratori. Donne esploratori che vogliono andare a curiosare in giro per lo spazio, punto. Che è un incipit molto basilare, se vogliamo. Guarda, io penso che questo gioco sia stato atteso molto molto a lungo, e da questa attesa credo che il più grande difetto che si potrà trarre una volta conclusa la campagna, una volta conosciuto il gioco, sarà quanto poco innovativo.
sarà. Io non so se tra qualche ora il gioco si aprirà a meccaniche nuove e inaspettate. Per il momento siamo proprio sul compitino Bethesda andante, ben realizzato, con dialoghi nettamente inferiori al concorrente, non di questo, al concorrente di tutti, che è tutti, Baldur's tutti. Gate di ultima generazione, e credo che sostanzialmente si debba passare sopra un sacco di sbavature e soprattutto si deve passare oltre un'interfaccia utente non proprio perfetta. La gente si è lamentata molto del menu iniziale. Quando è stato postato online il menu iniziale di Starfield, la gente ha rotto il cazzo. Io vorrei sapere se hanno il coraggio di rompere il cazzo allo stesso modo su quelle che sono le vere mancanze, perché a me il menu iniziale piace molto. È molto tranquillo, lineare, sì, ti ricorda un po' i vecchi giochi del passato, sì, però... Cioè, ci stai su veramente, veramente. Ci sono altri difetti sì. grossi di questo gioco, li abbiamo detti. Per me un punto che andrà molto molto a rendere longevo questo gioco, non ripetitivo, ma longevo, ok? Duraturo nella campagna, nelle secondarie. La campagna non dura tantissimo, ma le secondarie sono pressoché infinite, ok? Ce ne sono tantissime. Oggi ce ne siamo inventata una senza averla. E soprattutto i mod. Tenete a mente le mie parole, perché come tutti i titoli Bethesda, i mod a un certo punto faranno da padrone a tutta la scena. Questo gioco verrà completamente smembrato, rigirato, riposizionato dai modder che faranno dei capolavori ulteriori. Io non le proverò, sapete che io le mod non le provo, io provo i giochi ufficiali. Basta. Però hai visto quello che è successo con Skyrim? Se ci metti 3 o 4 mod diventa veramente un altro gioco. Hanno fatto un sistema di combattimento, hanno migliorato la grafica, hanno messo le nudità, che è importante anche. Sì, sì, però io mi rifiuto. Già ce l'aveva. Però mi rifiuto di pensare che tutte quelle cose che può fare un ragazzo dal suo garage non le faccia a Bethesda. Cioè, io questo odio delle mod. Ricordiamoci sempre che uno dei giochi che amiamo di più, che è Counter-Strike Source, veniva da una mod. Sì, io però non ho mai giocato però la versione mod, io ho giocato la versione ufficializzata da Valve. Certo, però partiva da un altro adesso. Quindi occhio a questa roba, perché ecco, questo è uno di quei giochi che probabilmente avrà vita molto lunga, ma con le mod, e ci giocheranno soprattutto le persone un po' più in là con l'età, perché lo vedo un gioco molto da relax. Io in quel senso me lo aspettavo meno action, e invece la componente action è molto spiccata, bisogna essere bravi a sparare. Sì. Cioè, si spara un botto, raga, non me l'aspettavo, mi aspettavo che fosse una cosa giusto così. Invece i combattimenti sono duri, sono impegnativi, non si tratta soltanto di andare in giro a chiacchierare, spippolare, quindi se vi piace lo shooting, tranquilli che c'è. È molto carino anche il combattimento spaziale, per quanto semplicistico, è molto No Man's Sky, cioè ti dirigi, prendi la mira, spari. Ma c'è un sistema, per esempio, di gestione della navetta con un tot di energia globale che hai, che puoi allocare a diversi componenti. In caso tu sia in fase di battaglia o in fase di esplorazione o in fase di fuga, puoi scegliere dove andare ad utilizzare più, sai, quelle stronzate fantascientifiche. Tutta l'energia sul motore a reazione! Cioè, queste stronzate, sì, lo puoi fare. C'è una cosa alla Faster Than Light, che solo chi ha giocato Faster Than Light ricollegherà, che è l'utilizzo delle barrette come la batteria del reattore. Cioè la parte della navicella dove tu puoi allocare dell'energia a dei pezzi di armi. Quelli secondo me è proprio preso da Faster Than Light. Ultimissima cosa, visto che questa anteprima uscirà prima dell'uscita vera del gioco, noi l'abbiamo preacquistato a 110 euro, ma come sapete esce sul Game Pass. Secondo me la vera domanda è: lo devo prendere adesso oppure aspetto 5 giorni e me lo danno sull'eventuale abbonamento che ho sul Game Pass? Detto da uno che ci ha speso 110 euro e che lo fa perché c'è un canale, se voi avete questa settimana di ferie ha senso, se voi invece potete prendervi la settimana prossima le ferie, risparmiate 110 euro e andate a fare una bella cena e bevete a nostro favore, volere, positività. Anche la nostra salute, se non volete fare le cose complicate, noi ci vediamo alla prossima. Consapevolezza.